se ne parla tanto sull'immigrazione. Avete un piano? Sui futuri immigrati che ci assegneranno magari da Bologna, non so. Grazie. Bene, risponde per primo Zapaterra. Allora, l'immigrazione a Loiano pesa circa per il 10%, grosso modo, ed è un dato storico, più o meno è un dato 10-11% ormai da diversi anni. 3 anni fa il comune di Loiano ha aderito al progetto SPRAR. Il progetto SPRAR è il progetto che permette ai comuni di governare il tema dei migranti. Tutti si ricorderanno quello che successe 3 anni fa, dove da un giorno all'altro 3 famiglie di migranti vennero alloggiate in una casa, in un appartamento in Santa Margherita, mi sembra. Di quell'intervento lì non ne sapeva niente nessuno, non ne sapeva niente il comune, non sapeva niente nessuno. L'abbiamo imparato, il comune l'ha imparato dai vicini di casa. Perché? Perché il prefetto al prefetto hanno dato la disponibilità di alloggi e il prefetto da un giorno all'altro ha inserito queste 3 famiglie all'interno di questi alloggi. E forse anche sulla base di quello che era successo, il comune di Loiano ha aderito al progetto SPRAR. Cosa prevede? Prevede che il tema dei migranti venga gestito dal comune nei termini che sono previsti dal progetto, cioè 3 migranti ogni 1000 abitanti, senza ovviamente spezzare le famiglie. Oggi ci sono 14-15 migranti alloggiati a Barbarolo, che fanno parte appunto di quel progetto SPRAR, sono le stesse famiglie che erano in Santa Margherita, ed è un progetto che scade a gennaio. Il tema è politico, non è tanto tecnico o logistico, è un problema politico di sapere le amministrazioni come si vogliono comportare verso questo tema. E, da un punto di vista politico o partitico, mi viene da dire più partitico che politico, ci sono ovviamente idee diverse, chi è contro, chi è a favore. Quindi un'amministrazione che entrerà a Loiano dovrà decidere che tipo di strada prendere, perché le scelte sono due: o non aderire più, che sarà anche comunque difficile, perché comunque con i nuovi vincoli sarà comunque difficile per le associazioni e per le cooperative far parte di questi circuiti, perché i livelli di costo sono talmente sproporzionati rispetto a quelli che sono i contributi che probabilmente non parteciperanno più. Però è una scelta che spetterà, una scelta prettamente politica che spetterà alle amministrazioni. Dal mio punto di vista il progetto SPRAR assolutamente va sostenuto, senza nessun dubbio. Grazie. Ma credo da questo punto di vista che se avremo l'onore di gestire il comune, questi accordi vanno mantenuti assolutamente, anche perché questi accordi che ci sono tutelano i comuni stessi, perché sanno che possono avere delle quote già stabilite e devono fare la loro parte come la fanno tutti. E quindi su questo tema non credo che ci siano problemi, anzi non aderire a questi progetti può essere anche più pericoloso per i comuni stessi, perché non aderire può far sì che le prefetture stesse possano decidere poi di intervenire su alcuni comuni e magari invece delle quote assegnate possono essere addirittura destinate quote molto maggiori. Quindi non vedo nessuna problematica politica su questo tema, penso che l'accordo vada mantenuto e poi questo poi non dipende esclusivamente dall'amministrazione comunale, c'è da capire alla scadenza quali sono gli impegni della cooperativa e di chi destina poi questi migranti. Noi da questo punto di vista, oltre che mantenere gli accordi, ci dovremo rifare alle legislazioni che sono state approvate, quindi sicuramente sono cambiate in peggio purtroppo in confronto a quelle precedenti, però il comune non è che le cifra che fa delle leggi apposite, deve solo applicare le norme che vengono
dallo Stato in sostanza. Quindi riguardo a questo tema sicuramente penso che continueremo ad avere questa convenzione, e poi quello che effettivamente succederà a gennaio, quando scadrà, vedremo le comunicazioni che ci verranno date. Comunque la nostra intenzione è quella di mantenere la convenzione in corso come ce l'hanno altri comuni. Grazie. Io farei una precisazione anche per la signora, perché le quote tu puoi dibattere su quanti numero, se sono minori, se sono famiglie eccetera, però vengono destinate dallo Stato alla prefettura, la prefettura al distretto sanitario col comune di Bologna, perché città metropolitana è un tema molto delicato, e il comune di Bologna distribuiva ai comuni della montagna in base alle quote, che una delle possibilità che aveva è un numero di persone o ragazzi. Il problema era che chi sapeva, ve lo dico perché è successo a me, che con i migranti si poteva far business, scriveva anche in prefettura e diceva: guardate, io se mi date 30 euro al giorno dell'alloggio a persona può interessarmi. Ecco, questo è un po'. E un po' anche il concetto di business, come era venuto fuori con le cooperative, eccetera. Quindi un discorso molto delicato. Poi c'è sempre il discorso dell'accoglienza, umanità, che lì andremo su temi che non è il caso stasera. Altre domande?